Assumiamo una posizione comoda, abbandoniamo le tensioni, lasciamo andare i pensieri senza costringerli, altrimenti diventano serrati, diventano impellenti. Iniziamo un piccolo rilassamento dei corpi, dei veicoli. Cominciando dal corpo fisico, rilassiamo i piedi sentendo bene l'appoggio sulla terra. E rilassiamo anche le caviglie, i polpacci, le ginocchia, le cosce, le anche. Rilassiamo l'addome, i glutei, rilassiamo il torace, tutti gli organi addominali e gli organi nel torace, polmoni, cuore. Rilassiamo anche la schiena. I muscoli della schiena, le spalle, lasciamole cadere, liberiamo la zona delle spalle e della nuca nella quale somatizziamo spesso le tensioni. Rilassiamo le braccia, le mani. Il collo e la testa, la massa cerebrale, il viso, gli occhi, il naso, le orecchie, le guance, le labbra, i denti, non serriamo i denti. La lingua, la gola, le palpebre sono appena appoggiate e non strizzate, i muscoli intorno agli occhi sono rilassati. Abbandoniamo ogni tensione nel corpo, ripetiamo mentalmente: il mio corpo fisico è completamente rilassato. Sentiamo l'appoggio della schiena per sentirci sostenuti dal muro, dalla poltrona, dalla sedia. Percepiamo l'abbandono del corpo come peso morto. Ora rilassiamo le emozioni, lasciando andare. Immaginiamo di lasciare andare le nostre emozioni, quelle positive e quelle negative che ci hanno accompagnato qui. Un colpo di vento e volano via. Rilassiamo anche il corpo mentale. Immaginiamo i pensieri che arrivano e come se fossimo protetti da un vetro trasparente, da una cupola di vetro trasparente, questi pensieri arrivano e non sostano, tornano indietro. Concentriamo l'attenzione sul nostro respiro che entra ed esce dolcemente nel corpo. Seguiamo questo respiro. Inspiriamo energia ed espiriamo tensioni. Inspiriamo allegria. Ed espiriamo tristezza. Inspiriamo luce. Ed espiriamo ignoranza e tenebra. Inspiriamo libertà. Ed espiriamo tutte le tensioni e i blocchi del corpo. Inspiriamo la gioia di fare esperienze ed espiriamo la dipendenza dalle vecchie abitudini. Inspiriamo equilibrio ed espiriamo disagio, disarmonie, destabilizzazioni.
Inspiriamo chiarezza ed espiriamo le menzogne e i condizionamenti. Inspiriamo amore per noi stessi ed espiriamo i torti che ci siamo fatti. Sono esperienze che ci hanno arricchito. Inspiriamo amore per noi stessi, per il nostro corpo fisico che risponde a tutte le esigenze, ed espiriamo la sua fatica e la sua stanchezza. Inspiriamo amore per i nostri organi, per il lavoro che compiono. Ed espiriamo la disarmonia e la malattia. Inspiriamo la salute e il nutrimento per le nostre cellule. Ed espiriamo tutto ciò di cui le nostre cellule non hanno bisogno. Anche le tossine. Inspiriamo verità ed espiriamo l'oscurità della mente che non permette di vederla, di comprenderla. Inspiriamo tutto il resto dell'umanità ed espiriamo noi stessi verso l'umanità. Inspiriamo ed espiriamo Dio, la nostra parte divina, il Dio in me, al quale mi inchino, al quale devo gratitudine, per il quale provo amore perché è l'essenza dell'amore. E questo amore immaginiamo di trovarci sopra la terra, visualizziamola e spargiamolo su tutto il pianeta per guarire le sue ferite. Che possa arrivare a tutte le sue creature, che possa espandersi dalla terra nel resto del cosmo, prima nel nostro sistema solare, poi nella Via Lattea, verso le altre galassie, verso gli altri mondi, verso le altre forme di vita, qualunque esse siano, in qualunque dimensione, delle quali facciamo parte. Torniamo dentro di noi e portiamo l'attenzione al centro del cuore. E lì conserveremo il ricordo dell'amore che abbiamo riportato indietro e che ci hanno donato gli altri mondi e le altre vite, le altre forme di vita. Il ricordo nel cuore ci proteggerà e ci sosterrà. Torniamo lentamente nel corpo fisico, nei piedi, nelle mani, nella nostra mente. Nel qui e ora riprendiamo il contatto con questo ambiente esterno, con i suoni, con i rumori. Riprendiamo nel complesso il controllo della forma fisica, ricalandoci in essa. E lentamente, facendo 3 respiri profondi, possiamo riaprire gli occhi.